Radio California presenta Il gatto e la volpe. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi, di buone fea. Il gatto e la volpe in modalità tifosi del delfino. In diretta per raccontarvi il Pescara, Marco Tontodonati e Luca Teseo. Yes! Eh sì, siamo proprio noi. 8 4 per 2 8 pere. Ma quanto sei felice. No, ma quanto sei felice, me lo devi dire. Quanto sei felice. Perché io tantissimo, tra Virtus Entella e Crotone. E te Boris, 4 volte. E quando siamo felici ci sta sempre bene anche questo. Lazio! Però dopo gemellaggio pluritrentennale, è una vita, davvero una vita. Omaggio agli amici di Vicenza. Di Vicenza. Ah. Sì, tra l'altro è anche carino come inno, l'inno del Vicenza. Sentiamolo un pezzettino, po', sì. Proprio, andiamo giusto per lì. Ricordarlo. Iniziato dal 77 col gol di Repetto. Vabbè, non esageriamo però. Questo è l'inno del Vicenza. No, perché vedi, sì, però ho sempre una certa... Noi invece, come dire? C'è una scoperta, abbiamo trovato questo, senti quanto è bello. Complimenti a chi ha remixato questo l'inno del Pescara. Cominciano. Gli hanno dato ritmo, no, è fatto bene. Non so chi l'ha fatto, Innomania Channel, non è male. Innomania Channel, magari se qualcuno ci sta ascoltando che ha realizzato questa cosa può mettersi in contatto con noi, vogliamo fargli complimenti in diretta, no Luca? Ditemi se lo posso mettere allo stadio. Se... Certo. Non lo so, beh, vediamo. Secondo me sì, secondo non me... lo so, facciamo il sondaggio, se sono d'accordo è vero, tutti. È vero. Oh, è venerdì, tra poco si gioca. Gianfranco! Sì, io anche di corsa perché sto per andare a Rete 8, quindi dobbiamo fare... Ciao Gianfranco! Le cose velocemente. Ciao Gianfranco. Buonasera agli ascoltatori di Radio California. Buonasera, sono convinto che tu, in quella giornata che poi nel Vicenza di Paolo Rossi che andò in Serie A e... poi andammo anche noi quell'anno in Serie A 1977, eri anche tu allo stadio di Vicenza. No? No. Oh sì, non ci sta. No. Per la miseria. No. Questa è la non notizia. C'ero, ma non so dove stavo lavorando, eccetera, eccetera, ma c'avevo qualche riunione, qualche cose qua, e ricordo che non ci sono potuto andare. Però beh, io non vorrei essere di questa peste della situazione. Se io già sono... so, io già lo so cosa vuoi dire. Già lo so. No, sentiamo, io non lo so, lo voglio perché sapere. Perché lui dice c'è un gemellaggio. No, sentiamo. Io non sono per i gemellaggi, capito? Io ci ho sotto i gemelli e basta. Conosco quei gemelli là. Non sono me, però rispetto a tutti i tifosi, la curva, perché hanno fatto il gemellaggio, ci mancherebbe altro. Poi è un gemellaggio che è storico da tantissimo tempo. Il primo gemellaggio tra tifoserie, sì. Credo che sono 47 dal 77, 37, 47 anni, ma non lo so. Eh sì, 77. Andiamo verso il quarantennale. Ormai sì. Ci siamo quasi. 40 anni, più o meno 37 anni. 40. Beh, quindi, no, l'aspetto sociale, Gianfranco, perché poi c'era un bell'articolo su forzapescara.com che proprio descriveva che in tutti questi anni sono nate intanto centinaia e centinaia di ospitate in comune tra vicentini e pescaresi, ma anche matrimoni. Addirittura. Quindi, insomma, addirittura, pure sì, matrimoni. Pure matrimoni. Complimenti. Vedi? Quindi vabbè, comunque io dico sempre corne buone di paesi tuoi. Vuol dire che hanno aumentato le corne queste, capito? Cervi a primavera, la canzone, cervi, la frega di cervi. Vabbè, comunque, va bene tutto. Salutiamo se tutti. Se perdono mi fanno un gran favore, capito? Se perdono mi fanno quello è normale, sì. Gianfranco, te l'aspettavi questo Pescara, come molti hanno detto, cinico a Crotone? Beh, più che cinico, stiamo attraversando, ci ha detto male in un paio di partite, stiamo riprendendo quelle che forse la rea bendata ci aveva tolto. Solo fortuna, perché Gianfranco? Sì, solo fortuna, occasioni, circostanze favorevoli, perché voi non dimenticate che
il secondo tempo, quando loro stavano attaccando, Baroni ha provato a perdere la pareggiarlo, anche perdere la partita, togliendo un attaccante che è sempre timoroso, togliendo un attaccante, mettendo un difensore. Tant'è che hanno fatto un gol, hanno preso un palo, sono stati 7-8 minuti terrificanti da parte del Crotone. Sì, momento, sì. Poi naturalmente il calcio è fatto di episodi, si riscende, altro contropiede, 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 poi siamo andati sul 4-1 e sul 3-1 la partita è finita. Però prima, Gianfranco, prima delle occasioni, diciamo, del Crotone, c'era stata l'occasionissima del calcio di rigore fallito dal Pescara, lì finiva sì, la partita. Sì, ma parte, purtroppo il calcio di rigore, io non ne parlo perché il calcio di rigore si può segnare oppure si può sbagliare. Ma quanto ti ha fatto incazzare quel tiro di Politano? mi ha fatto incazzare per il semplice fatto, perché se, cioè, se c'è Melchiorri, questo è quello che dico io, no? Ma perché ci sta sempre questa mentalità, capite, che uno sarà sbloccato. Allora voi prendete il cervello del giocatore, lo portate a cacche patti, stacchete la coccia, le portate, sbloccate il cervello e dopo gliela rimontate. Non c'è, io non ci credo, c'è Melchiorri, padre, non ci stava Maniero, ci sta Melchiorri, il centravanti, padre, tirare a lui. Tra l'altro se l'era procurato anche lui. Che lei l'ha procurato lui, perché lo deve dire, ma sempre sto fatto strano, perché si devono sbloccare sempre queste sempre questi ritornelli, sempre si ripetono le stesse cose, gli stessi frasi errori, le frasi fatte sempre cose strane, comunque io devo dire che la partita il Pescara l'ha vinta, poco a poco importanza come l'ha vinta, come non l'ha vinta. Primo quarto d'ora è stato terrificante, ci hanno fatto soffrire. Poi ci siamo ripresi leggermente con degli ottimi contropiedi, dei bei fraseggi, eccetera. Però il centrocampo, se voi ricordate, era di una lentezza inaudita. Alperfiresti insieme a Guana, guarda. Però poi Guana si è ripreso durante il corso della gara. Si è ripreso, ma non è che il Guana, capite? Un Guana sempre a mezzo servizio, non è il Guana di una volta, non. Io pensavo che fosse quel professionista vero che ancora a 34 anni potesse dare, tipo quello del perché c'ha 36 anni, va a 280 all'ora con lui, quello sì. Del Lanciano, pazzesco, capite, gente Bastola, un motorino. Comunque poi c'è anche da dire a favore dell'allenatore, perché ha avuto delle buone intuizioni, non so quanta gente avrebbe avuto il coraggio di togliere Maniero e mettere Melchiorri, avrebbe avuto questa cosa qui di togliere, capite che è importante, non è semplice, ecco, dopo la tripletta, sì, secondo me è mai accaduto. Poi Marco, tra le note positive c'è anche da dire una cosa, che noi abbiamo fatto il sondaggio sulla nostra pagina di California, sì, e il premio miglior biancazzurro della partita è andato a Simone Aresti, quindi al portiere. Ha fatto degli interventi importanti, Aresti, ragazzino, altra intuizione di mister Barone, ha fatto delle parate eccezionali, veramente molto forte. Pronto? Sì, ci siamo. Fatto delle parate eccezionali, è stato sempre sul pezzo e quindi è stato molto bravo. Però Melchiorri, ragazzi, Melchiorri tanto di cappello a questo. Poi devo ragazzi dire che la partita si è messa in una certa maniera, comunque. Gianfranco, senti, tu che lo mastichi il calcio, hai sempre anticipato da conoscitore tutti quelli che sono stati vari risultati, iniziare dalla Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Tu pensi che adesso l'intelligenza di Baroni stia in questo, cioè quando ti esplode cioè le avvisaglie di esplosione di un centravanti come Melchiorri, è giusto che adesso la squadra inizi a giocare per lui? Ma se lo capiscono i giocatori, questo lo devono capire i suoi compagni. I suoi compagni devono capire questa cosa, che hanno un condottiero e quindi va rispettato il loro centravanti. Se non lo capiscono, purtroppo tu non gli puoi fare niente. Questa è una questione. I compagni devono capire questo sistema, questo sistema di giochi, cioè esaltare le qualità di sto ragazzo il più possibile. Sì. Perché i suoi gol sono la loro vittoria, fanno bella figura loro, capisci? Questo è il concetto. Ma quindi ragazzi, secondo voi Maniero, se non c'è la squadra, se non c'è lo spogliatoio, è questione adesso di Maniero. Maniero deve anche capire. Maniero lo puoi far giocare, ma non con il 4-3-3, perché con Melchiorri non lo vedo bene. Però sai, psicologicamente io credo sia. Non ho dimenticato niente.
Ah, ma stai... sta comprando qualcosa. Scusami, noi ti diamo sempre fastidio nei momenti meno opportuni. No, stavo risalendo mia moglie in macchina che sono andata a prendere. Ci saluti la signora, allora. Tanti saluti da Radio California. Vi volevo dire, quindi pertanto, se i ragazzi capiscono che sia si giochi in maniera, le scelte dell'allenatore, sia si giochi Melchiorre, devono giocare, perché questi ragazzi, cioè, devono giocare per loro, cercare per Maniero, sì, c'è bisogno di scendere sulle fasce e fare tanti cross. Invece per quanto riguarda Melchiorre bisogna buttarli in profondità la palla, bravissimo, dritto per dritto, bravissimo. Sì. E questi sono due tipi diversi di gioco, sì, profondità, lanci in profondità, scambi rapidi, scendere in verticale, questo è Melchiorre. Maniero invece gioco sulle fasce laterali e fare i cross per colpire lui la palla di testa come una rie... Certo. Gianfranco? Gianfranco, ci sei? No, credo sia caduta la linea. Sì, ma anche, allora, ecco, anche Melchiorre può giocare come esterno, capito? A destra o a sinistra. Melchiorre è più perché adattabile, poi... Maniero da esterno personalmente non lo vedo. Maniero assolutamente. Beh, certo. Maniero no. Rimanendo Maniero può giocare Melchiorre sia a sinistra che a destra, capisci? Perché però... tanto il ragazzo l'abbondanza, sa fare sia l'uno che l'altro gioco, dipende l'abbondanza poi Gianfranco, meglio l'abbondanza, meglio non sapere chi scegliere, esatto, meglio così. Per chiudere questo Vicenza, che oggetto misterioso è? È un oggetto misterioso, ha visto, ha vinto delle partite con molta fortuna, lo stesso Ragusa ha fatto dei gol fortunosi, due partite a Lanciano, ci ha messo una nota, non ha toccato la palla, non ha toccato la palla, sì. Quindi un giocatore che non tocca la palla, che non ha, per me, diciamo così, continuità domenica per domenica, non vale molto, assolutamente. A me non mi piace il giocatore che ti fa una partita e poi un'altra dorme, a me piace quello che ti dà la continuità, che ci puoi contare su quel tipo di giocatore. Questo è quello che penso io, poi gli altri avranno altri pensieri, sono problemi degli altri, quindi io lo vedo il calcio in questa maniera. A me piace la gente che ha continuità nel calcio, nel tipo di gioco che fa, non mi fina partite e poi mi lasci con la bocca asciutta quella dopo, oppure quella dopo ancora. Comunque io spero che domenica rimane sempre con la bocca asciutta, lo speriamo tutti. E poi l'ha chiamato una televisione, ha fatto pure, capito, il lecchino, perché prima ci ha detto l'abbiamo chiamato pure noi, pure a noi. Vabbè, il lecchino, sì, insomma, ha fatto un commento simpatico. No, io non lo so, non ho sentito quello, forse non ho sentito, sono sentito questi altri commenti, una chiamata, una televisione. E lui ha risposto, capito, per me da lecchino, perché prima hai detto a Pescara non ci vengo perché mi hanno fischiato, e vedi, prima ce l'ha detto, scende una. A me quando uno fa così, come io purtroppo sono di origine sarda, quando si chiude quella porta non si riapre più, quindi capito. È il concetto, come penso io, tu non puoi essere, capito, a destra e a sinistra, noi ti potevamo anche perdonare, tu un girone d'andata non hai fatto niente, hai giocato benissimo il girone di andata, il girone di ritorno non ci hai messo una nota, quindi pertanto è chiaro che il tifoso non ha il diritto di fischiarti, certo, ha proprio il diritto di fischiarti, beccava le fischiate, perché purtroppo se te le meriti, te le meriti, uno non deve essere, come ti devo dire, non presuntuoso, come se fosse, capito, non gli dà fastidio, tutto ti è dovuto, tutto ti è dovuto. Gianfranco, permaloso. Ecco, bravo, permaloso. Allora, noi ti auguriamo buon lavoro questa sera con Muso Duro, poi vedrete voi in diretta la partita. Vediamo noi qui saremo. Noi vediamo, esatto, vedremo la partita in diretta questa sera, la commenteremo mentre stiamo vedendo. Quindi, speriamo che possiamo. Mi farai Gianfranco. Io comunque, ragazzi, vi consiglio a tutti quanti, sì, chi ci crede, di accettare questo consiglio, di giocarvi il 4-2, secco vittoria del Pescara per altri 4 gol. I gol 4-2. Ma stasera mi fai concorrenza, scusami, Gianfranco. Io sono dall'altra parte, su Rete 8. Non c'è vabbè. Allora, pure okay. Io sto in radio qua con la Radio Cronaca, Enrico. Allora, che facciamo già così Vicenza, per gli amici che ci seguono. Io vi consiglio di giocarvi, un 4-2, mettendoci una piccola cifra, se ne può chiappare una frega. Una frega di soldi. Bene, giocheremo il 4-2. Ma c'è anche una motivazione, capisci? Non c'è 2 senza 3, capite? È vero, va bene. 4-0, 4-1, 4-2, capito? Sia il 4-2, il 4-3 si deve giocare, capito? Grazie Gianfranco! Grazie! Ciao Gianfranco! Ciao.
Ciao. Un saluto. È sempre piacevole parlare con il nostro Gianfranco Semproni, tra l'altro tornato in grandissima forma. Eh sì, sono contento di questo. Tutti gli amici. O per la miseria. O tu. Ah, che bella questa canzone. In dialetto così, sì. In italiano tutto o niente, o nulla. In inglese all or nothing. Mamma mia. Enrico Rocchi, salutiamo Enrico Rocchi. Che già a Vicenza, no, volevo sapere se Enrico è tutto a posto, prova. C'hai tutto ok? Tutto a posto? Ci abbiamo tutto, ci abbiamo una cabina solo per noi. Prova un po' il microfono. Sì. Prova. Ok. Quindi se sei pronto ti diamo la linea. Aspetta. Si torna a Vicenza. Legherà per tutta la vita. Lo senti il cuore battere. Io sono qui solo. È bello. Sentiamolo un po', eh. E con tutto il fiato in gola. Aspetta. La pelle d'oca. È una bella canzone, un bellino. Perché insomma sono quasi 40 anni, però poi siamo sempre a Pescara. Certo. Quindi. Allora. Che non lo fai, il nostro. Guarda che più ascolto questo pezzo remixato. Non abbiamo trovato così, per caso. Io intanto comincio ad inserirlo nella mia trasmissione. Non è male. Chiediamo a un tifoso doc come Rocco se gli piace. Ciao Rocco Valente, ben trovato. Ciao Marco. Che ci dici di quest'inno remixato? È bello. Perché ha questa base un po' più movimentata, insomma il suono più armonico. Credo che sia una buona soluzione, no? Rocco, sarai, ovviamente tu sei venerdì, quindi sei qui, però di questo gemellaggio che lo ricordiamo, il primo gemellaggio d'Italia, quante cose possiamo dire? Tante, insomma. Quante partite hai visto tu con il Vicenza, con il Pescara Vicenza? Tante, nonostante c'è il gemellaggio di ricordarmi l'ultima con Zeman. Sì, quel 6-0. Ma ti sei fidanzato anche tu con una ragazza di Vicenza, no? Perché qui ci sono stati anche matrimoni. Sono 17 anni che
sposate con una ortonese. Ortonese. Non c'entra niente. Non dire, fai attenzione. No, fai nel senso, perché dicono vicentini magnagatti, quindi invece una magnagatta è una magna rustelle, praticamente. Ah sì? Oh. Esatto. Salutaci la signora. Un saluto. La signora ortonese. Come no? Grazie. Oh. 8 gol in 2 partite. Le cose una vanno rivelazione benino. A resti in porta. Una conferma di quello che si era detto, certo, di Melchiorri lì davanti. Però dovevamo vederlo. Volevamo la conferma. Le cose non vanno poi così male. Così male. No. Rocco, che dici? No, allora, ovviamente, siccome il gioco oramai sono 2-3 anni che non ci interessa più a Pescara, quindi l'importante è ottenere i risultati. Una cosa direi a Baroni, gli soffre una mano a sta squadra, insomma, ecco. Perché... anche Semproni ha detto la stessa cosa, c'ha ragione Gianfranco, meno paura, meno paura. Ma esatto, una squadra che secondo me è una delle più forti del campionato sulla carta, sulla carta. E qui mi suggerisce pure Claudio detto Sportellone. No, abbiamo lì Claudio Sportellone. Poi ce lo devi passare il signor Sportellone. No, ce lo devi passare dopo il signor Sportellone. Ricordiamolo, il signor Sportellone. Adesso ce lo facciamo raccontare da lui. No, c'è da dire una cosa, che poi abbiamo anche dei problemi, cioè abbiamo dell'abbondanza, perché tra un po' avremo l'imbarazzo con Torre Era da Silva, che si dice un gran bene, torna Brugman e lì sarà vabbè, Brugman no, il posto lo trova, Pogba che cresce anche perché a centrocampo ho sentito le dichiarazioni di Baroni che dice che c'ha solo due terzini, insomma c'è Venuti che sta recuperando, c'è Venuti, ma 33 giocatori sono pochi. L'anno scorso c'aveva Germano, Nunzella a Lanciano, insomma chi c'aveva? Grillo, Nunzella, Germano, chi ne sa, a Francavilla Germania aveva la trattoria, ma non lo so, a Lanciano da pallone. Vabbè. Oh, grande chi, Rocco. Chissà, grande cosa, Rocco. Chissà cosa ne pensa di una cosa del genere il nostro amico Iachille, che non sento da tempo. Se riesco, è pronto Iachille, che ogni tanto ci veniva a trovare. Sì, c'è un personalizzato. Iachille, che ne pensi? Un saluto fortissimo da Iachille, che anche se di Lanciano ti fa sempre Pescara. Abbiamo anche Iachille. Non ci manca nessuno. Adesso anche Sportellone fra poco. Sì, sì. Ve lo passo subito. Grazie Rocco, grazie. Sportellone. Niente. Quindi adesso in grafica, siccome siamo anche pronto? Ecco qui, applauso per l'amico Claudio. Eccolo qui. Ciao Luca. Ciao Claudio. Allora spieghiamo. Carissimo. Allora spieghiamo prima di tutto perché Sportellone. Perché spieghiamolo adesso, spiegacelo tu. Perché Sportellone? Questo nome qua. Questo nome viene proprio dallo stadio. Io ero a una festa di un compleanno a casa di un amico e c'era un armadio e io mi misi là davanti e a un certo punto mi fa l'amico mio: ma scusa, qua dentro la stanza ci stai in armadio, io siccome non ero piccolo ero coperto, ma mannaggia la miseria, sei grande più tu che l'armadio. Allora quello disse: l'armadio se ne esce, non mi ricordo chi, tanti anni fa, Sportello. Da allora Sportellone, non Sportello normale, Sportellone. E lui non è davanti col nome, la curva e tutto lo stadio e tutta l'Italia. Infatti c'è adesso in grafica, l'abbiamo messo. Ho messo in grafica al telefono il signor Sportellone. Tu Claudio, che sei vicino, molto vicino al presidente Sebastiani, sta gongolando in questo momento, in questi periodi? È più rilassato sicuramente. Non lo so. Io penso che lo vedo un po' con una faccia un po' turata. Sì, ancora, anche dopo questi due risultati. No, pensieroso, però sai, una squadra di queste che per me è la prima, è la prima. Sì. Stare alla seconda parte della classifica, perché è divisa in due. Non sei sulla prima, sei sulla seconda, e Luca. Certo. Un allenatore comunque, per amor di Dio, bravo, però Luca, per me è come se tu metti in moto
una Ferrari mette prima, seconda e terza e ti fermi, non aggiungi le altre. Claudio, non parliamo di Ferrari, che se ne è parlato l'anno scorso, vabbè, poi no, siamo diventati macchine, una smart. Cambiamo macchina. Prima di, sì, di ripassarci, no, Rocco. Cambiamo Maserati, cambiamo macchina. Prima di ripassarci Rocco e quindi salutarci, io ricordo che tra un po' festeggerete un anno a Francavilla col club. Ah, no? Sì, ecco, club, bravo, quello volevo dire. Visto? Ti tengo nel pensiero. Sì, che avverrà? Sì. State organizzando qualcosa? Il 15 dicembre, sì. Dobbiamo far sapere solo la location, naturalmente, essendo serata, naturalmente cena, quindi dalle certo. ore 21. Dobbiamo Beh. Far sapere solo il posto, perché non è più previsto in strada, molto probabilmente un ristorante. Bene, con siamo naturalmente contenti. Siete tutti. Questa volta invitati. Vengo io, questa volta questo vengo. Lo sapete. Questa volta vengo. No, questa volta vengo. Claudio invitati. Ti dice c'ha da vinì. Cioè, non è che per forza, la pescarese c'ha da venire, riferito vabbè, a tutti, c'ha da venire. A me fa sempre piacere sentire voi. Grazie Claudio. I miei amici. Siete grandi tifosi. Vi certo. ricedo il mio gemello. Questo grazie. Siamo noi. Claudio e Rocco, un abbraccio a un te applauso, tutta la radio. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Salutiamo ciao. Sportellone, il signor Sportellone, come è stato annunciato. Rocco, praticamente abbiamo Rocco. Detto tutto, ci sarà, ho ricordato sì. anche che tra un po' farà, compirà un anno il Delfino sì. Club di Francavilla, quindi. Il 15 dicembre. Bene, bene, le cose vanno bene insomma nel club, sì. Sì, sì, tutto a posto, siamo un gruppo di amici. Benissimo. Tutti i tifosi del Pescara, ovviamente. E stiamo organizzando anche la trasferta, quindi di Vicenza. Certo, cioè, sì. Con loro andremo, sì, certo, andremo a Bari. Certo. Certo. Bene, bene, grazie bene. Claudio della disponibilità. Scusami, Rocco. Claudio. No, si è lasciato prendere un attimo, sai, letale. E ti ringraziamo, ci risentiremo per, nelle prossime occasioni e soprattutto per festeggiare un anno del club di Francavilla. Va bene, grazie. Ciao, grazie, Rocco. Ciao Rocco. Ci vediamo, ciao. 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 Beh, tante volte Luigi. L'emozione. Ciao Luigi. Andrea. No, Luigi. Luca. Ah no, ti ho chiamato col nome giusto. No, siccome stavi facendo un po' di confusione no, con i nomi. Vedi l'emozione tante volte, perché gli amici del club sono a Vicenza, perché hanno fatto loro anche vero, il pullman. Sì, sì, infatti. Tra l'altro tra poco io dovrò dare la linea a Enrico, perché è in pelle. Io ho già la macchina accesa, ma dobbiamo fare un altro collegamento. No, non facciamo no. in tempo. Siccome in tempo. È Vicenza, è vero, Vicenza Pescara, nessuno ci pensa di separare. Nessuna di... Ah no, ma com'era la Pescara invece, Vicenza? Senza nessuna differenza. L'amico è l'inno proprio. Ma sì, chiudiamo quindi con l'inno. Ci salutiamo tra un po'. Ci salutiamo. L'amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica. Fra lui e te divisa in due la stessa anima. Però lo sa, l'amico sa il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo è. L'amico è aspetta, aspetta. Qualcosa che più ce n'è, meglio è un silenzio che vuol diventare musica da cantare insieme io con te. È un coro, è un grido che più ce n'è, meglio è. Già abbiamo tutto, già abbiamo una cabina solo per noi. L'amico è il più deciso della compagnia e ti convincerà a non arrenderti anche le volte che rincorri l'impossibile, perché lui ha, l'amico ha il saper vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vincere. Non ho il fiato perché
Mia mamma direbbe, scusa, non avevo aperto. Tu mi stai censurando. Fuma. Fuma. Chi fuma? Uma. Ma che vuol dire? Non lo so, non l'ho mai saputo. Ero piccolo, stava scritto dappertutto. Chi fuma uma? Fatecelo sapere. Dobbiamo scriveteci. Fare una puntata sulle Frasi fatte. Sulle frasi fatte. O sulle leggende metropolitane. Tipo chi fuma le sorelle scassa. Sì, oppure sorelle poi, scassa, ma poi... chi fuma uma. No, c'erano quelle due ragazze, non so se. A chi ne piace la cocca e l'uvino? No! Io mi dissocio da quello che dice. Io mi dissocio completamente dalle ultime parole. Ah no, perché abbiamo il codice etico qui. Vabbè, ma cosa abbiamo detto, dai? Allora, le scritte di Pescara, tutti i collaboratori a rispettare il codice etico e professionale. Quella simpatica di quanto volevano bene agli Iaconi davanti al tabaccaio davanti allo stadio, gli Iaconi con un invito a togliersi di mezzo. No, si dice. Vabbè, no, poi ce ne stavo Scibigliavazzi, si capisce, buon'anima. Le scritte che c'erano per Pescara. C'è. Per non parlare poi per esempio Lazio merda ovunque. No. Lazio merda la. Lazio merda la. Però è simpatica la canzoncina. Questa è proprio simpatica. Ma stasera chiudiamo con questo. Sì, chiudiamo perché è tardi. Io ho già la macchina praticamente in movimento. Abbiamo anche Simone Buzzelli qui che ci ha dato una mano. Andremo... No, rifacciamolo che ha portato bene. Vieni qua a salutare. Vai Simone, vai a salutare. Io approfitto sempre per salutare la redazione, la dottoressa Daniela Burgassi per tutta la settimana, tutte le notizie. Ciao Simone. Enrico pronto da... È pronto Enrico? Non lo so, Enrico? Bisogna chiedere un attimo. Enrico, tra poco ti daremo la linea. Aspetta. Perché dobbiamo aspettare? No. Abbiamo tutto, abbiamo una cabina solo per noi. Esatto, sei pronto. Vabbè. Tra poco in diretta per chi vuole seguire Diretta Sport al televisore, ci sei tu su Rete 8 Sport. Perfetto. C'è l'amico Semproni su... Telemax, su Telemax duro. E su naturalmente Radio California, Radio Radio Corona, noi restate con noi con le nostre app, il nostro sito, le nostre frequenze. E poi il post partita di Vicenza Pescara in collaborazione con forzapescara.com. Certo, questo programma andrà in replica anche sabato mattina. Sabato mattina. Non ci siamo, non ci siamo. No, perché sappiamo già il risultato. Allora possiamo dire davvero tutto. Io stavo cercando di dire alcune cose. Giochiamo tra me poco più di mezz'ora. Ah, perfetto, allora va benissimo. Grazie Marco. Grazie a te. Forza Pescara. Forza Pescara. Ciao. E bianco azzurro in cielo sventolerà. E la bandiera più bella che ci sta. Se fosse di un battaglione. E viva Pescara. Convinci tutti gli squadroni. Dai forza Pescara. Un grido solo si alzerà. Il Gatto e la Volpe, in collaborazione con Marco Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. La cornice ideale per realizzare il sogno del giorno più bello o per allestire meeting e congressi. A due passi dal mare e dalla montagna, tra sapori, profumi e benessere. Park Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. Strada Comunale San Silvestro, Pescara. Corradetti, prodotti artigianali. Specialità teramane come il croccante alle mandorle e i sassi d'Abruzzo e poi confetti, biscotti, marmellate, canditi e mandorle. Tutti rigorosamente made in Italy e realizzati artigianalmente con l'utilizzo di materia naturale di primissima qualità, senza conservanti o coloranti. Da una tradizione lunga quasi un secolo, tramandata da tre generazioni e da una profonda passione per i prodotti locali, nasce Corradetti, sinonimo di dolcezza, qualità e dedizione. Corradetti è a Sant'Egidio alla Vibrata, per te o per un regalo, sicuramente speciale, sfizioso e prezioso da acquistare anche online sul sito www.corradetti.info. Mamma, basta con questi bigodini e questa acconciatura modulata. Guarda che il nostro successo è dato anche dalla tradizione.
È questa la filosofia di ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio, affacciato sul mare a Francavilla, propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax, grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Radio California ha presentato Il gatto e la volpe in modalità tifosi del delfino. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole fregare. In diretta per raccontarvi il Pescara, Marco Tontodonati e Luca Teseo.